rinnovato con la stessa tensione, con la stessa passione, come se stessimo dicendo grazie Ciccio, grazie Vittorio, grazie Dante, grazie Daniele, insomma grazie, grazie tutti, no? Grazie, grazie, grazie agli ospiti, grazie a Ernesto Preziosi che ha colto il nostro invito, grazie agli amici che sono alternati nel dire delle cose per questa apertura, per questa inaugurazione di campagna elettorale, insomma veramente vorrei dire un grazie corale, un grazie condiviso. E il grazie è corale, ed è sentito, è forte, col cuore in mano, no? E vorrei anche dirvi in maniera altrettanto forte, no? Che vi voglio bene, e vorrei dirvi in maniera altrettanto forte che questa cosa mi sembra vera, e non è di facciata, che ci vogliamo bene, no? Che ci vogliamo bene. E ci vogliamo bene perché questi giorni ci sono state persone qui che hanno trascurato il lavoro, che sono venute la mattina alle 9 e che sono arrivati la sera tardi per allestire questo comitato. Ci sono persone che oggi non sono andate a pranzo per aggiustare questa sede e lo fanno in maniera assolutamente gratuita, per affetto, per amicizia, per passione, per condivisione di ideali, di valori, di sogni, di speranze, di aspettative, di desideri. E io a queste persone devo dire non uno, ma un miliardo e mezzo di volte grazie. Ci sono le persone che da anni condividono con me la costruzione di cose, di itinerari, alcune volte questi itinerari sono stati quelli che hanno avuto centro, con queste azioni abbiamo fatto gol, altre volte invece non è successo, ma l'entusiasmo, il desiderio, la comunità, l'impegno, la passione, la condivisione, il sentirsi squadra, il sentirsi noi, è sempre stato molto forte, molto sentito, davvero molto forte e molto sentito. Poi sono persone, e anche a queste va il mio grazie, che in questi giorni mi stanno presentando i loro amici, i loro parenti, stanno organizzando le loro tasse iniziative, mi stanno portando, Ciccio è una cosa incredibile, mi stanno portando ai negozi, ai gruppi, dove conoscono gente, ma tutti, tutti, no, cioè, adesso citarli tutti è complicato, ma evidentemente sta succedendo per tantissimi, e a queste persone ugualmente, io dico con molto, veramente con il cuore in mano, grazie, grazie. E poi ci sono altre persone, che hanno deciso di investire, come Alessandro diceva, mi hanno raccolto 7.500 euro. 7.500 euro, abbiamo speso 5.800, ma sono frutto dell'autofinanziamento, ma non conta quanto, cioè magari c'è gente che ha messo 10 euro, altri 50, altri 100, ma sono persone che hanno rinunciato a, voglio dire, delle loro risorse, per qualcuno può essere nulla, ma per altri 50 euro, 100 euro hanno un valore, hanno un significato, insomma, in questo momento storico hanno un loro perché, e ci hanno rinunciato perché credono in questo progetto, credono in questo percorso, credono nel cammino che stiamo facendo. E poi ci sono persone che in questi giorni hanno costruito il programma, hanno messo a frutto le loro competenze, hanno investito del tempo, si sono sentite, si sono confrontate. Abbiamo fatto questa programmazione partecipata il 3 marzo a Palamazzola, 500 persone con dei tavoli a ragionare sul futuro di questa comunità, a farlo in maniera appassionata, valorizzando per alcuni sogni, aspettative, il desiderio di dire la propria, per altri competenze oggettive e assolute. Competenze oggettive assolute, cioè persone che quando parlano sanno di cosa stanno parlando, che hanno, voglio dire, la umiltà di fare rete con altri e di mettere a disposizione di altri le loro competenze. A tutte queste persone io dico veramente, veramente grazie. Ma la domanda veramente è che vi faccio e che forse ognuno di noi si fa è che cosa fa scattare la molla dell'impegno, cioè che cosa può portare, voglio dire, i miei amici, i nostri amici, a rinunciare ad andare a mangiare su dalle famiglie, vedo delle mogli qua, chiedo scusa, hanno alcune persone, Giacinta, persone hanno rinunciato ad andare a pranzo oggi per stare qua, per aggiustare. Allora le motivazioni possono essere due. Una motivazione è, si investe nel candidato, nella speranza che possa essere eletto, perché poi magari qualcosa in cambio per noi usci. E non è evidentemente
questo il caso, ve lo giuro, su quanto aiutare al mondo ciò che mi chiede. E la seconda ragione, che invece è quella vera, quella forte, è perché si sente protagonista di un progetto, siete parte attiva di un percorso, siete condivisione di una strada, si sente insomma che si sta camminando insieme per raggiungere una meta, un obiettivo, e lo si fa con volendosi bene, cioè accogliendo le diversità come ricchezza, sentendosi persone che camminano insieme, sentendosi persone che camminano insieme e che si arricchiscono le diversità che pure vi garantisco ci sono. Noi abbiamo caratteristiche non sempre facili, a partire da me, in questo gruppo non è che siamo tutti dolci di sale, come si dice, però c'è questa stima reciproca, c'è questo affetto, c'è questo desiderio di essere protagonisti di un percorso. Quando siete protagonisti di un percorso, di un cammino, parte attiva di un progetto, condizioni una strada, è chiaro evidentemente che la politica diventa una cosa bella, diventa una cosa nobile, non è più un'esperienza di delega annoiata, scocciata, qualche volta schifata, ma è un'esperienza di partecipazione condivisa. Questo stiamo provando a fare. Qui non c'è, Giovanni diceva, di me si dice che sono buono, che sono onesto, che sono credibile, ma si dice a volte che sono, qualcuno dice, ma è muscio, no? Ma assolutamente sì, ma lo garantisco. È troppo buono. Sono buono, non sono il cavolo solo. Ma io sicuramente non sono, se cercate il candidato forte a cui delegare la risoluzione dei problemi del mondo, il messia che risolve tutte le sorti, i tuoi problemi e che tutto sa di ogni cosa, non sono io. Cioè, vi giuro, avete sbagliato luogo, avete sbagliato luogo. Io sono una persona fragile e condivido con voi, siete miei amici, tutte le mie fragilità. Io sono una persona fragile, mi chiede di camminare insieme, di costruire insieme, di appassionarci insieme, di recuperare fiducia insieme, di aiutare questa comunità in difficoltà, di sollevare il capo insieme e a riuscire a migliorare la qualità della vita di questa nostra comunità. Per me e per noi questo significa diamoci del noi. Questo è il brand del nostro percorso, questa è la frase che troverete in tutti i manifesti e in tutti gli spot che faremo. Diamoci del noi significa, come fossimo dei tasselli di un mosaico composto, mettiamo insieme i nostri pezzi di puzzle perché il puzzle sia compiuto, e non valorizziamo percorsi di delega a nessuno, ma valorizziamo percorsi di partecipazione perché chiunque, anche quello che di noi ti ha fatto meno scuola, è sicuramente portatore di sogni, di speranze, di competenze, di vissuti, di esperienze, di onestà e di un sacco di positività di cui noi non possiamo fare a meno e che nel nostro immaginario sono assolutamente irrinunciabili. Questo significa diamoci del noi. Questo è evidentemente un momento di grande difficoltà per tutti. Non c'è famiglia delle nostre, di questa comunità difficile che è Taranto, del territorio di Taranto, a non avere un problema. Penso al lavoro, a tanti figli, ma adesso sempre più spesso anche a tanti papà. Penso alla salute. Chi di noi può dire che nell'ambito delle sue conoscenze o delle sue famiglie non ha vissuto un'esperienza di sofferenza? Chi può dirlo? Nessuno. Per affrontare questi problemi ci possono essere due modi. Uno è la paura e l'altro è la fiducia. Se valorizziamo l'idea della paura, cioè ci lasciamo prendere la paura, succede che valorizziamo il concetto che ognuno deve andare per conto suo, che è quello che conta, l'unica cosa che conta è il mio problema, è la disoccupazione di mio figlio, la sofferenza di mia moglie, la pensione di mia nonna, è il tassonetto sotto casa mia che non voglio, è l'impresa mia che deve andare avanti, è la mia raccomandazione per far carriera, è il ruolo che devo assumere nella società, insomma sono io al centro del mondo. Se questo è il modo di ragionare, allora cercheremo il candidato che fornirà risposte ai nostri problemi personali, ci chiuderemo a casa nostra e penseremo che quello che succede fuori da casa nostra, che non riguarda la mia famiglia e le persone a cui voglio bene, non ci interessa, non ci appassiona, non ci importa, perché siamo noi al centro del mondo.
E allora cercheremo il candidato che ci farà la promessa, che ci racconterà che risolverà i nostri problemi, che dirà che sicuramente sistemerà un tuo figlio, piuttosto darò vincere l'appalto alla tua impresa, piuttosto che vedrai, tu che sei medico, farai carriera là dove stai in ospedale, piuttosto che tu che sei, che cavolo ne so, avrai sicuramente dei risultati importanti rispetto alle tue aspettative di ruolo e di carriera. Questo è un mondo, no? E poi magari, ovviamente, siccome questo candidato, a meno che non sia Berlusconi, non c'abbia 1 milione di posti di lavoro da poter garantire, ma voglio dire, siccome questi candidati di locali non mi pare che abbiano chissà quali possibilità di fornire risposte ai bisogni reali delle persone, allora saremo presi per il culo. E magari saremo presi per il culo per me, scrivo, scusa, mi vita mi fa sempre che per il culo non si può dire, allora saremo presi in giro. E saremo presi in giro per l'ennesima volta, e per l'ennesima volta saremo delusi, e poi la nostra sofferenza e la nostra insofferenza verso la politica sarà destinata ad aumentare, e poi diremo che la politica fa schifo, e diremo che la politica fa schifo non per il fatto che magari per le nostre aspettative nobili chissà come ci ha deluso, ma perché magari ha deluso le nostre aspettative personali, e magari però faremo fatica a chiederci chi ha votato quelle persone, e faremo fatica forse ad assumere la responsabilità delle scelte che dobbiamo fare. Poi c'è un altro modo, che è quello che ci appassiona, ci interessa, ci piace, che sta nel nostro cuore, e che è il modo di affrontare cose con fiducia. E non è una fiducia, la fiducia non è un sentimento d'attesa, non prevede le pantofole da salotto, ma prevede l'impegno, lo sforzo, la passione, la concretezza, l'assunzione di responsabilità, la partecipazione che sostituisce la delega, e la consapevolezza, come diceva Don Milani, che i problemi, voglio dire, quando vanno risolti insieme, perché sortirne da soli è avarizia, sortirne insieme è la politica. Se credete alla politica che vi piace quella del candidato risolve il vostro singolo problema, anche in questo caso vi dico sinceramente non sono io, cioè non voglio creare aspettative a nessuno, non sono in grado di farlo, chiedo scusa in anticipo, non sono io. Io non prendo in giro nessuno, né nessuno, io prendo in giro nessuno. Se credete invece la politica è uno sforzo condiviso per migliorare la qualità della vita della nostra comunità, e che il politico non è quello che sa tutto di ogni cosa, ma è il facilitatore di relazioni, è quello che costruisce reti, una sorta di sarco che mette insieme tele diverse per far sentire ogni tela importante, che prova a cercare sintesi tra le aspettative, i diversi bisogni e interessi che esistono nella comunità, e che prova a mettere in rete competenze, e che prova a valorizzare competenze, e che cerca di circondarsi di persone migliori di lui, non di emeriti baccalà assolutamente incapaci, come ama fare il sindaco Stefano, ma di persone di spessore, di qualità, di competenza da cui lui ha da imparare. Non esiste il messia in politica, non esiste colui che tutto sa e di tutto può parlare, esiste il tessitore di tele, colui che con umiltà prova ad ascoltare, a imparare, a mettere in rete, che prova a studiare e che prova a valersi delle qualità e delle competenze migliori delle persone con cui cammina insieme. Quando Emiliano mi ha chiesto di candidarmi alle elezioni regionali e quando mi ha chiesto di fare il capolista per la lista Emiliano Signor di Puglia, molti mi hanno detto: ma chi te la va a fare? Ma ti fidi? Ti fidi? E molti mi hanno detto: ma lo sai che il PD, lo sai che il PD è deludente, lo sai che il PD ha tradito le attese, lo sai che questo PD non va bene, e per quanto io mi candidi in una lista 5 praticamente mi danno, è evidente che siamo in una coalizione. Molti mi dicono, come qualcuno prima diceva, sei troppo onesto per fare politica, molti mi dicono: hai già fatto esperienza di solitudine, il rischio di perdere questa esperienza di solitudine è forte, che cioè, si vuole inviare da capo. Io devo dire grazie a Dante, a Ciccio, a Paolo, insomma, alle persone con cui siamo in consiglio comunale, perché da un po' di tempo mi dà tanto solo, insomma, quindi grazie per questo. Ma mi pare che io non sappia, mi pare che io non lo sappia, mi pare che non sappiano tutti questi anni che la politica spesso è luogo della variazione verso il basso, della spesa delle aspettative di ruoli, del cinismo. Mi pare che mi sfugga come più sempre di più. E Berlusconi era un emblema, ma Renzi è in assoluta continuità, questa politica diventa il luogo delle leadership e dei capi, e dove, voglio dire, si ragiona per appartenenze e per torti e non per condivisione di contenuti, di progetti, di valori, di sogni, di speranze,
ma per appartenenze già evidentemente maggiori possibilità di essere valorizzato, colui che sottolinea il tatuaggio piuttosto quello di graduazione al capo, piuttosto che invece al contrario, come dovrebbe essere colui che si sforza con dignità, con onestà, con passione, con competenza di essere testimone serio e credibile delle cose che dice. Questa è oggi la politica, nessuno sfugge, a nessuno sfugge. È il luogo dove c'è il leader, c'è il capo e ci sono dei corti che, voglio dire, garantiscono l'appartenenza al capo, che in funzione dell'appartenenza sono più o meno valorizzate e premiate. Questa cosa credo che non sfugga neanche all'onorevole Ernesto Preziosi, questa cosa non ci sfugge a noi a livello locale, questa cosa non sfugge a nessuno. Ma se questo è, e se è evidente, alcuni dicono, ma ti rendi conto di quanto ha fallito il centro-sinistra? No? E mi rendo conto, cioè mi pare che io in un'altra città, a livello locale vabbè parliamo del nulla, a livello regionale hanno creato una serie di aspettative sulla sanità che oggettivamente sono state assolutamente tradite, e non solo sulla sanità. A livello nazionale mi pare che l'idea di democrazia che ha Renzi sia un po' diversa dall'idea di democrazia che abbiamo noi, e mi pare che insomma in qualche maniera alcune scelte sono, per esempio penso sommessamente alla proposta di legge sulla scuola, sono almeno rivedibili. Ma se questo è, di questo ne siamo più o meno consapevoli tutti, qual è l'alternativa? Cioè la conseguenza di questo ragionamento è, preso atto di tutto quello che abbiamo detto, è rinunciarci e dire basta, va bene, non è possibile, questa politica è talmente sporca che non merita le persone credibili in questo momento, in questo luogo. Veramente ti giuro che ci sono una marea di persone serie e credibili, e tra quelli che attualmente sono in consiglio comunale, sono qui, vi dico che assolutamente, a parte me, ci sono Dante, Ciccio, Paolo, che sono persone serie, persone credibili, persone oneste. Allora, se tutto questo è vero, abbiamo due alternative. Un'alternativa è dire, ok, è troppo sporco per noi, siamo troppo onesti, non va bene, ci rinunciamo. Ma mi pare l'alternativa vincente o perdente? A me pare l'alternativa perdente, cioè a me pare fare come Ponzio Pilato, cioè lavarsi le mani e dire ok, basta, non è possibile fare niente per migliorare la situazione. Mi appassiona molto di più un'altra risposta invece, mi appassiona molto di più l'idea che noi questa situazione dobbiamo cambiarla, cioè questo modo di fare politica dobbiamo cambiarlo, dobbiamo provare a incidere, perché se ci rinunciamo sono spazi che lasciamo, sono deleghe che facciamo, solo insomma futuro ai nostri figli che stiamo rinunciando a costruire, e non va bene, è il senso di responsabilità che investe noi e tutti noi, ci dice che non possiamo rinunciarci, non possiamo delegare, non possiamo far finta che non tutto va bene, e non possiamo però piangerci addosso per dire che tutto va male, perché non è possibile, perché la politica va schifo, perché il luogo della sporcizia, perché siamo delusi, veramente assolutamente scocciati e ci fa schifo tutto. Le due dinamiche non vanno bene. Va bene la politica della responsabilità, dell'impegno, del tentativo di essere costruttori di prospettive future. E noi questo veramente vogliamo sommessamente, con la conseguenza di tutti i limiti, ma con l'idea di essere persone appassionate, capaci e in numero elevato, vogliamo provare a riuscire a fare. Io credo che davvero dobbiamo farci costruttori di futuro. Questa è la scommessa vera che ci sta di fronte. Proprio, voglio dire, l'immaginario che abbiamo, no? Dice una foto che qualcuno diceva sembra che stai guardando il futuro. Io non so se sembra che sto guardando il futuro, ma io credo che questa comunità, questo gruppo di persone sta provando a guardare il futuro. Allora la scommessa vera è gestire il presente con lo sguardo rivolto verso il futuro. Chi vive il presente non vede il tempo lungo, chi ama il potere per il potere, chi non guarda bene i propri figli e i propri nipoti rischia veramente di asfare una corona di morte. Così fanno in tanti, politici locali e nazionali. Così devo dire che il nostro piccolo non facciamo noi. Noi proviamo a aiutare i nostri figli, noi tutti, io vedo mamme, vedo zie, vedo nonne, vedo signore, persone adulte, persone giovani, persone che conosco le storie, i vissuti. E solo queste persone provano a aiutare i figli ad essere consapevoli e responsabili. Non sempre si vince, ma ci si assume le responsabilità delle scelte che si fanno. Non siamo gli unici e siamo tanti, ma siamo minoritari nelle nostre comunità. Il resto, la maggioranza, è oggettivamente altro.
è fatto spesso di egoisti, di autoreferenziali, di buffoni, di corrotti, di avventurieri, di volta del bar. Ne abbiamo consapevolezza, ma non possiamo arrenderci. È evidente a tutti che nel nostro territorio un'epoca sta tramontando, ed è l'epoca della monocultura industriale. È un'epoca che sta tramontando, un fatto di tempi. Si deve aprire un'altra strada, e l'altra strada è la diversificazione di prospettive economiche, è il tentare di allargare la rete delle possibilità occupazionali. Però nonostante è evidente che sia un periodo della vita di questa comunità che sta tramontando e un periodo delle nascite, siamo ancora con gli ultimi elementi residui della notte. E la notte non riusciamo ancora a trasformarla in aurora, ed è ancora forte questo buio. Però l'attesa all'aurora, per rispetto di noi stessi e dei nostri figli, dobbiamo andare a sollecitare noi. Io vorrei che ognuno di noi avvertisse il senso del protagonismo. Vorrei che ognuno di noi avvertisse l'idea che se altre comunità, abbiamo sentito Bilbao, abbiamo sentito Torino, abbiamo sentito Matera in questi mesi, se altre comunità sono riuscite a realizzare il passaggio da città in grande difficoltà a comunità che invece sono uscite fuori dal problema, se altri ci sono riusciti, possiamo farcela anche noi. Non possiamo girarci dall'altra parte, non possiamo lavarci le mani. Dobbiamo essere la partita, dobbiamo vincere questa partita, e dobbiamo vincerla insieme. Io non vincerò mai da solo, io non ci riuscirò mai. Possiamo vincere solo se ci diamo per noi, possiamo vincere solo se sentiamo comunità, possiamo vincere solo se ognuno di voi si fa veramente condivisione di progetto, di strada, di percorso. Se ci crediamo in misura appassionata, innamorata, se crediamo che si possa fare, io credo che si possa fare. E allora veramente diamoci del noi, e auguri a tutti. Io vi voglio bene e solo ci vogliamo bene. Grazie.